Rendere Pescara una città in grado di recepire le sfide dei cambiamenti climatici attraverso un'adeguata programmazione delle scelte ambientali è tra gli obiettivi del progetto politico della lista Pettinari Sindaco. Questa mattina alla stampa è stato presentato Pescara Città Resiliente dal candidato sindaco, attuale vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, insieme al dottore in scienze forestali Caterina Artese. Da oltre 6 mesi noi abbiamo messo attorno un tavolo oltre 60 persone, le grandi competenze e professionalità della nostra terra per fabbricare il nostro programma. A breve avremo il programma definito e definitivo prima di ogni altro. E la presentazione come primo punto del programma ambiente dimostra la nostra grandissima attenzione ai temi ambientali, perché noi riteniamo, vogliamo invertire completamente quel che è stato, dalle politiche calate dall'alto, senza visione, con grande miopia, a politiche davvero concertate col territorio. Le tematiche d'ambiente al primo posto, perché per noi la salvaguardia, la cura dell'ambiente rappresentano dei temi imprescindibili che fanno salute, che fanno benessere per la nostra gente e soprattutto dobbiamo invertire e lasciare al passato l'amaro ricordo di un taglio indiscriminato dei nostri alberi e invertire anche qui la rotta. Abbiamo coniato questo slogan, Pescara città resiliente, resiliente nel senso di equilibrata da un punto di vista ambientale. L'obiettivo principale è quello di conservare e aumentare la biodiversità naturale, che diciamolo chiaramente coincide con un miglioramento della salute e del benessere dei cittadini. Ormai ci sono molte evidenze scientifiche e statistiche che correlano un ambiente sano con una riduzione delle spese sanitarie e con corretti stili di vita da parte dei cittadini. Quindi noi vogliamo fare in modo che Pescara diventi un modello di sviluppo sostenibile attraverso 10 azioni, 10 target che abbiamo individuato in modo molto preciso. E sono consumo di suolo uguale a zero e rendere balneabile il fiume Pescara. I nostri padri si ricordano il fiume Pescara con i delfini. Altri obiettivi sono piantare alberi, partecipazione pubblica alle scelte del verde urbano, ripristinare i collegamenti marittimi con le coste balcaniche, individuare i corridoi ecologici che sono anche delle vie socio-economiche e storico-culturali, individuare una rete ecologica urbana, ce lo possiamo permettere, abbiamo 2 aree protette, 86 aree verdi, 6 alberi monumentali, ridare identità anche alla strada parco che da sempre è vissuta come un parco lineare, attivare il vivaio comunale, individuare delle guardie giurate per il rispetto delle norme ambientali. Questi sono i 10 obiettivi. Con questi noi siamo assolutamente coerenti con il piano nazionale di transizione ecologica e con la sfida del Green Deal che ha lanciato l'Unione Europea al mondo.